Dal Vangelo secondo Giovanni. Un giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò secondo il buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Forse allora andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove hanno posto. Allora uscì Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le fende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le pende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le pende, ma piegato in luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. L'avvenire di Cristo. T'avanza, t'avanza, o divino risorto. La barca di questo povero mondo fa acqua da tutte le parti. Senza di te va a fondo. Vieni, Signore, vieni. Risuscita in tutti i cuori, in tutte le famiglie, su tutte le plaghe della terra, o Cristo Gesù. Risorgi e risorgi. Senti il grido angoscioso delle curve che anelano a te. Vedi i popoli che vengono a te, o Signore. A te appartengono. Sono la tua conquista, o Gesù, mio Dio e mio amore. Preghiamo. Signore nostro Dio, che nella tua grande misericordia ci hai generati a una speranza viva mediante la resurrezione del tuo Figlio, accresci in noi sulla testimonianza degli Apostoli la fede pasquale, perché aderendo a Lui, pur senza averlo visto, riceviamo il frutto della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come ti rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, allo Figlio e allo Spirito Santo, come al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Proclamiamo, te lodiamo, Cristo.
Alleluia.